firmato il protocollo di intesa tra l'ASI e la Federazione Sport Chambra Italia, il maestro Giovanni Desiderio. Sì, questa mattina siamo qui al CONI provinciale di Salerno per annunciare praticamente la firma del protocollo d'intesa fatto tra la Federazione Sport Chambra e l'ASI. Già con l'ASI c'è un rapporto di collaborazione da qualche anno e siamo raggiunti a firmare questo protocollo per intensificare quello che è la collaborazione con l'ASI nazionale, che è un ente di promozione sportivo vicino dal CONI, e la Federazione Sport Chambra. Questa collaborazione sarà a 360 gradi, perché tutte le attività che verranno fatte tramite ASI e tramite Federazione Sport Chambra saranno in sinergia, e quindi per un maggiore sviluppo di questa disciplina su tutto il territorio nazionale. Quali sono invece le prossime attività della Federazione Chambra, i prossimi appuntamenti sportivi? Appuntamenti sportivi, ne abbiamo uno proprio a breve, perché abbiamo un seminario internazionale e una competizione, diciamo un Open europeo, il 15 e 16 agosto in Serbia, dove ci stiamo preparando con giustamente sacrifici per i ragazzi, perché allenarsi durante il periodo estivo sicuramente è molto più problematico rispetto a tutto l'anno. Giancarlo Carosella, consigliere nazionale dell'ASI, oggi è stato firmato il protocollo d'intesa tra l'ASI e la Federazione Sport Chambra Italia. Sì, con questa intesa veramente andiamo ad ufficializzare un protocollo che già da anni l'ASI con la Federazione Sport Chambra già sta portando avanti da diverso tempo, quindi con tante associazioni e con tanti tesserati. Abbiamo inteso ufficializzare questa cosa perché purtroppo ancora la Federazione Sport Chambra Italia non è riconosciuta dal CONI, quindi tutte le associazioni tramite la Federazione e tramite l'ASI saranno riconosciute anche dal CONI, ma non ci fermiamo qui solamente alle affiliazioni, ai tesserati, ai riconoscimenti CONI, ma da questo momento in poi andremo avanti anche per qualificare tutti gli istruttori della Federazione Sport Chambra. Quindi da settembre in poi tutti gli istruttori saranno riconosciuti CONI per il tramite di un albo nazionale che l'ASI ha inteso pubblicare anche sul nostro sito, quindi tutti gli istruttori saranno ufficializzati anche a livello nazionale. Continua a crescere sempre di più la grande famiglia dell'ASI. Sì, questo è un piacere per noi, è già cresciuta abbastanza, ma non ci fermiamo mai, quindi con questa nuova entrata ufficialmente anche con la Federazione Sport Chambra, che voglio ribadire è l'unica in Italia, e per questo abbiamo ufficializzato questa convenzione per dare un marchio importante a questa federazione, che con questo nuovo protocollo d'intesa tutte le associazioni saranno anche riconosciute CONI.